Stiamo decidendo che cosa faremo il 1° settembre in concomitanza con l'incontro che ci sarà al MISE. Siamo sempre convinti che quell'incontro dovrebbe essere in presenza, anche se purtroppo i segnali che ci arrivano sono diversi. Sciopero di 8 ore, assemblea con i rappresentanti sindacali nazionali. I lavoratori della Betafans di Tortoreto continuano la lotta per cercare di salvare il proprio posto di lavoro dopo la decisione della proprietà dell'azienda che fa capo al fondo di investimento Carlyle di chiudere e delocalizzare la produzione di recinzioni metalliche, delle quali il gruppo è leader mondiale. In vista della riunione che si terrà a Roma al MISE il 1° settembre, lavoratori e loro rappresentanti hanno concordato i prossimi passi per impedire lo smantellamento del sito abruzzese, a partire dal far uscire allo scoperto l'azienda rispetto alle vere motivazioni della chiusura. Primo incontro, all'interno del quale cercheremo di capire qual è la posizione del governo. E ovviamente cercheremo di capire, rispetto alla posizione del governo, cosa noi metteremo in campo. Una cosa è certa, se non ci saranno risposte precise da parte del governo, assunzioni di responsabilità all'interno delle quali non si chiude questa azienda e si vada verso il rilancio, sarà una discussione. Altrimenti, come dire, metteremo in campo tutte le iniziative necessarie per far cambiare idea, sicuramente all'azienda ma anche al governo, perché se passa il messaggio che si può chiudere un'azienda che ha del lavoro, che fa utili in questo paese, possono essercene 1000 nel resto del mondo, utilizzando la scusa, la totale scusa del Covid, che è palesemente una scusa, questa è un'operazione finanziaria che di industriale non ha nulla. Per noi è inaccettabile che si voglia scaricare il peso di qualcosa che non si conosce, come al solito, sulle spalle dei lavoratori. Il presidio, grazie al quale noi siamo qua, continuerà e noi terremo alta l'attenzione, dicendo che non cederemo di un millimetro e non lasceremo nessuno per strada, né i 155 operai diretti, operatori diretti, e né tutto il mondo degli appalti che gira intorno alla Betafans.